Luca, stamani ultimo allenamento a Preston, poi adesso vi siete trasferiti ad Hull, dove domani disputerete la prossima amichevole. Sì, no, ci stiamo preparando alla grande. Sono giorni molto intensi dove stiamo spingendo tanto, ci stiamo allenando tanto, ci stiamo conoscendo tutti, però sta andando bene perché siamo felici e piano piano cresceremo anche di condizioni in tutto. Dal punto di vista della difesa sta cambiando tanto, no, rispetto agli altri anni, Luca. Mi dici un po' come vi trovate, i nuovi movimenti, e poi tu che hai fatto sempre tutto, il braccetto, il terzino, nasci terzino, come ti trovi adesso? Sì, rispetto agli ultimi 3 anni ora il modulo è cambiato perché a differenza della difesa 4 ora giochiamo a 5. Io bene perché io ho quasi sempre giocato una difesa 3, quindi io mi trovo molto bene come braccetto, come centrale. Ho fatto anche il quinto, però adesso un po' l'ho perso. Però ci stiamo allenando bene e dobbiamo imparare anche noi un po' di cose tutti insieme. Luca, presto accoglierete anche Martinez Quarta, che ha deciso di anticipare il rientro dalle vacanze, dunque già mercoledì sarà a Firenze. Lui si è legato fino al 2028. C'è l'idea di legarsi anche da parte tua in Fiorentina? Sì, il Cino l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti per la vittoria. Un bravissimo ragazzo. Io sono felice qua a Firenze, sto bene, poi bisogna vedere le cose, ma io sono veramente felice di stare qua. Mi dici da un punto di vista della squadra che sta nascendo, che cosa sta succedendo in questa squadra, se ti piace, se manca ancora qualcosa, insomma, che gruppo siete? Siamo un bel gruppo, perché comunque sia l'anno scorso era già un gruppo solido. Siamo tanti, ci sono tanti giovani dove si stanno allenando veramente bene, dove stanno alzando il livello dell'allenamento, che questo è molto importante. Sicuramente mancherà ancora qualcosa, però noi ci stiamo allenando sempre alla grande e non vediamo l'ora di iniziare. Faccio l'ultima battuta, Luca, riguarda Pongracic, il tuo compagno di reparto. Come si è inserito, come l'hai visto e cosa sta portando a questa squadra? No, Marin è un grande giocatore. Io che seguo tanto il calcio, lo seguo sia Lecce, che ha fatto anche un grandissimo europeo. Ci porta tanta fiducia perché, come ho detto prima, è un grande giocatore e ci aiuterà veramente tanto.